Le scale di via Pontecorvo da oggi sono intitolate alla scrittrice Fabrizia Ramondino, raffinata esponente della cultura del Novecento, che ha vissuto e interpretato la città di Napoli cogliendone le sfumature più sottili. Educatrice e militante dedita all'impegno politico e sociale, la Ramondino ha incarnato numerose e diverse fisionomie, vicina ai bambini delle zone più povere di Napoli, è stata accanto a Mario Martone, sceneggiatrice per il film sul professore Caccioppoli e schierata a sostegno del popolo del Saharawi. La giornata è molto bella, sono molto contenta, ringrazio la città di Napoli e il sindaco, De Magistris, l'assessore alle pari opportunità, Francesca Menna, che hanno reso questa cosa possibile. E questo è un quartiere a cui sono molto legata, oltre alla città, e penso che Fabrizio si sarebbe fatta molto risate. Piccolo commento, i miei figli, ho due figli maschi che non sono qua perché diciamo, per motivi di studio, quando hanno saputo questa cosa hanno detto mamma, ma perché non ci chiamiamo Ramondino? Promossa dall'assessore alle pari opportunità Francesca Menna e condivisa dalla commissione toponomastica del comune, la cerimonia in ricordo di Fabrizia Ramondino ha visto una folta presenza di amici e familiari e le rampe a lei dedicate sono vicine alla mensa di bambini proletari che la stessa Ramondino contribuì a fondare. È stata una giornata importante perché c'era tanta gente, bella gente, c'era una forte emozione, un riconoscimento sentito e dovuto a una grande interprete di Napoli, una scrittrice, una donna di cultura, impegnata sempre per i più fragili, i più deboli, i più sensibili, sia a livello italiano che internazionale. Una donna di Napoli soprattutto perché ha sempre lottato contro le ingiustizie.